L'amministrazione comunale di Terravecchia ha organizzato con il centro sociale Hauser Don Agostino Tursi e curata dall'editore Demetrio Guzzardo una mostra Sante, Santine e Sant'Età della Calabria. È una mostra molto importante, soprattutto in questo periodo natalizio, perché ripercorre la storia dei santini della Calabria, quindi della nostra città popolare. È una mostra molto tematica, poiché raccoglie in modo significativo i santini che riguardano Gesù, che riguardano la Madonna, venerata sotto diversi titoli nei diversi paesi, i vari santi e quindi la venerazione legata nei nostri paesi verso questi santi, ma soprattutto sottolinea questo legame, questo cordone umbilicale fra una popolazione che è riuscita a rimanere nei nostri paesi ed un'altra parte della popolazione calabrese che ha dovuto emigrare nelle Americhe, in Argentina, in Europa, ma che comunque portava nel proprio portafoglio e nel cuore proprio il ricordo di questa tradizione particolare dei propri paesi. Quindi i terravecchiesi partivano con l'immaginetta della Madonna del Carmine nel portafoglio, che doveva proteggere questi nostri emigrati da ogni male e da tutte le difficoltà. E chiaramente la mostra poi chiude anche con un riferimento alle beate o ai santi calabresi che nel corso di questi secoli hanno dato lustri e onorato per la loro probità, le loro virtù. E quindi è una mostra che invito a visitare perché rimane aperta fino al 26 di dicembre e che lega molto bene con il Natale, con i sentimenti che il Natale ci porta dietro. Quindi per l'occasione ringrazio tutti i visitatori, do gli auguri ai terravecchiesi, ma non soltanto, a tutti i cariatesi, in modo particolare ai nostri emigranti, gli emigranti di tutta la nostra Calabria che sono sparsi per il mondo, che anche attraverso questa immagine, l'immagine di Cariate Web, possono sentirsi un po' più vicini al nostro territorio. Grazie a tutti e che l'augurio di una serenità, di una pace e il superamento di questi momenti di difficoltà, di crisi economica, insieme possono portarci a testimoniare quando la Calabria sia operosa e piena di virtù.